La secca Carega, comunemente conosciuta anche come secca Gonzatti, a causa di una targa commemorativa fissata nella falesia, è un monolito di roccia il cui sommo si trova a pochi metri di distanza dalla costa. È facile da individuare e può essere esplorata interamente in una sola immersione. Una leggera corrente garantisce quasi sempre una buona visibilità e la ricchezza di pesce che contraddistingue il punto di immersione. L'immersione ha inizio dalla sommità della secca e prosegue lungo il versante meridionale, dove si incontrano gorgoni, castagnole rosse, pesce pelagico e la profondità massima. Ruotando in senso orario si risale fino ad una quota di 20 metri, raggiungendo così il versante settentrionale. In questo punto il fondale è ricco di scogli e tane e rappresenta il luogo prediletto da una colonia di cernie di grossa taglia divenute ormai stanziali. Nel canale poi che si crea tra la secca e la fascia costiera, in acqua libera vivono stabilmente banchi di saraghi fasciati, che è possibile avvicinare senza molta difficoltà. Il rientro verso il punto di partenza avviene risalendo sul cappello della secca, dove tra fessure ed alghe vive un dinamico e vario microcosmo di organismi marini. Thank you.